Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expedition Viking. Questo è il 93esimo e probabilmente ultimo episodio. Posso prendere solo 5, allora io prenderei i soliti 5. Non me ne vogliono gli altri. Mi hanno aiutato tantissimo nell'ultimo combattimento, ma... È l'invasione? L'invasione di Yelling? Quindici gennaio, 790 dopo Cristo. L'armata dei Pitti è in posizione alla parte ovest della città. In un momento attaccherà, il loro attacco porterà, allontanerà i difensori. Stavo controllando il cancello a sud, è molto fortificato. Entrare a Yelling sarà un combattimento duro. Siamo arrivati fin qui e nulla può fermarci adesso. Siamo con voi, alla vittoria o alla morte. Fai di strada. Non è che ci sono dei... C'è la battaglia finale, io penso ci sono dei cairn nascosti. Ci sono dei cairn nascosti di sicuro, li avranno nascosti qua da qualche parte. No, vedendo. Allora, dobbiamo oltrepassare le palizzate, ma... Oh. Là c'è il portone principale, ma non vorrei passare al portone principale perché sembra abbastanza ben difeso. E non mi sembra il caso, però forse è l'unico modo... C'è una roba rotta. Ecco. Come quell'altro combattimento là per i Pitti. C'è una casa qua. Se entriamo qua c'è un passaggio segreto che ci porta dentro di nascosto. Mi sa di no. Ah, rimettiamo l'equipaggiamento. Chi è che... io avevo sprecato l'acqua e lui aveva sprecato il... Nambing Chin Chin Tincture. Acqua. Water. No, qua non si vede da nessuna parte. Mi sa che dobbiamo... Ancora niente, non abbiamo scoperto nulla comunque del destino di... del padre. Padre! Forse dobbiamo schierarci con l'ottobre? Non lo so, no, non credo. Mi sa che find the way in realtà è semplicemente vai là e spacca tutto perché... Non vedo altre strade in realtà, eh. Se non questa. Per forza passare qua dal centro, mi sa. Dov'è il centro? Ah, qua. Vai, subito.
Katie lo riesce a fare un doppio? Ci presti sognare con un doppio, però. Arrivano rinforzi tra 3 turni. Dobbiamo essere speedy. Super speedy. Io vado subito con i miei perché so che posso fidarmi di loro. Gli arci di là come li tiro giù? Come l'hai mancato? Vedi che devo fidarmi solo dei miei. Va di qua. C'è la musica epica che stava suonando. Questa o la va o la spacca in pratica adesso. Rospa, non hai granché da fare. Demoralizza. Che abbiamo visto che è mossa sempre molto utile. Pure. Cos'è servito il demoralizza allora, eh? Spiegamelo. Ah, oh, paurissima. Allora, Roskva. Ce la fai ad andarla a curare, sì. No, perché non è Roskva. Andrei su questo, che magari. Vabbè, gli ha tirato comunque giù lo scudo. Quest'uomo. Vai giù. Cleave. Cioè, heavy swing. Spostati e. Ah no, spostati qua allora. Ah, perché questo è uno degli alleati, non ha il movimento come ce l'abbiamo noi, sono abituato troppo bene. Posso lanciare l'acqua là. Vai. Là. Ok. Quei due come li tiriamo giù? Due. Con gli arcieri no. Sì che dobbiamo entrare di corsa anche. Che possiamo. Vai Gunnar, tanto non è più in fiamme. Vai di interrupt se dovesse muoversi qualcuno, ma non credo. Interrupt. Aia, tutti spottati. Un hailstorm pure, te pareva. E c'è da fare tutto il giro per pigliarli?
Allora, curami Katie nel dubbio. E Gunnar usa il pozioncino. Mentre invece io credo che ispirerò a Slayfra. Ma tu hai ispirato? Ah, non può più muoversi comunque. Lanciagli un sasso. Inspire peggio fatto di sempre. Ma l'Hailstorm dice che Ketil tu puoi farlo su quelli lassù in cima? No, 0% chance to hit. Non può muoversi, ma avrebbe diritto di muoversi. Interrupt, interrupt. E... non è niente da fare. Ah, non tirarlo giù, non tirarlo giù. Porca pupazza, ti avevo detto di non tirarlo giù. Arrivano. Solo 5? Solo 4? 5? Ah no. Non mi piace tanto la situazione, ma non vorrei espormi troppo. Ce l'hai tu, sì. Un ranging shot. Revive. Please. Sul signor Ketil che si è fatto un po' malino. Il doppio... no, il doppio 39. Vai su 1,84 che è più sereno. Ottimo. Con me farei un inspire su Aslaif così da tirare giù il tizio. Ho paura che mi vengano su tutti però. Su tutti su Aslaif. Per cui andrei avanti, forse è meglio. Gunnar è avvelenato, ma sono cose che capitano alla fine, dai. Oh, quello lo mettiamo qua e questi li facciamo avanzare genericamente. Hai range su... sì, 47, 41. Non hai più un...
Gli altri arcieri quali sono? Questo? Che ce l'ha invece il ranging shot? Sì. Vai qua. Che Ketil può prendersi un po' di 66, 72. Vai sull'arciere con 72, please. Grande, grande Ketil. Che soddisfazioni, ragazzi. Ah, e tra l'altro ancora il tiro, eh? Beh, non potevamo chiedere troppo, dai. Che soddisfazioni. Ma Gunnar, tu ci cadi sempre con gli stun, non capisco perché. Quello là, che cosa serve? Aia! Da arciere è diventato tipo una macchina da guerra, cos'è sta a fare? Salvo adesso che c'ha quella bambarada brutale in faccia. Ne serve uno con tipo me. Vai in là. Così siamo in due almeno il prossimo giro. Sono tutti sul cosino, per cui li lascerei là. Nefe, mettiti qua. E poi, no, vai con la doppia. Ok, così. Un doppio da 63. Ci sta. E su questo tanto va a nulla. E infatti. Ma se gli do il fuoco forse si... Ah, ma no, questo non è Ketil, questo è il tizio generico. Aia! Al pelo si è salvato, eh. Ci avrei scommesso. No! Caspiterina! Ah, ma riesco... a dirmelo prima? Abbiamo salvato al pelo quell'altro. Dati! Andati, anche questa... Solo Ketil per terra, ma... mi è andata un po' male. Ah, ma Ketil no new injuries, spero di aver tirato su subito. Vabbè, acqua non being tincture, ma... Ah, dobbiamo affrontare Skule. C'è un sacco di altra gente ancora per le strade. Passare undetected. Quindi sei venuto? Sapevo che sarebbe stato solo tempo, questione di tempo prima che venissi qua. Dov'è mio fratello? È vivo e sta bene. È qui dalla sua spontanea volontà.
Ti sei portato tutto questo su te stesso, vecchio uomo. Solo quello che volevamo era solo vivere in pace. Pace? Merda di cavallo. Tu sei figlio di tuo padre, le tue azioni lo provano. Saresti diventato un vichingo, non importa. Cosa... Dovresti essere grato. Ti ho spinto ad abbracciare il tuo destino più in fretta. Mi aspetti che ti ringrazi? Pensi che abbia fatto tutto questo per gli applausi? La mia ostilità ti ha spinto a diventare un grande uomo. Ma non è questa la ragione per nessuna delle mie azioni. La paura dell'impero dei Franchi, ha portato una grande ombra su tutti noi. Una guerra con i Franchi è inevitabile, e quando verrà dovremo essere forti, dobbiamo essere uniti. Eri davvero un legame debole. Il tuo territorio tra Yelling e il bordo a sud era proprio su quella... No, è giù, tu giusto su quella riva. Saremmo stati tutti più salvi con me in carico Skjern. Forse dovremmo unire i nostri territori, ma io sarò in carico. Pensi di finirmi qua di fronte alla mia stessa... casa? Sei un pazzo. Ho combattuto una dozzina di battaglie. I tempi non hai nessuna possibilità. Occupiamoci di questa cosa una volta per tutte. Fammi vedere che cos'hai. Ma mi sa che questo lo vedremo nel prossimo episodio. Detto questo, io, come al solito, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivetevi perché se non siete già fatto. Ciao a tutti, buona giornata.